Da principio il fatto di nascondere la realtà a mio fratello Misha, che ha 5 anni, mi sembrava un gioco. Tutto sommato le mie bugie non erano altro che un modo istintivo di rifiutare la sua cecità. Perché Misha non vede. Certo guarirà, lo dicono tutti. Nell'attesa di portarlo in città per l'operazione, io nascondo a Misha le cose più tristi. Perché deve conoscere la realtà della guerra se neanch'io riesco a capirla? Se rifiuto di accettarla, se ancora la considero una cosa passeggera nella mia vita. Ma la guerra dura da anni. E io sono costretta, per alimentare la speranza di Misha nella guarigione, a ingrandire le mie bugie e a raccontargli i miei sogni. Io sono in un certo senso la sua vista. Con i miei occhi Misha vede il mondo. La nostra casa, prima di tutto. Dove Misha si muove normalmente, tanto la conosce bene. E il bosco, dove c'è Ivan che spara, nascosto con altri amici. E questo Misha lo sa. Gli ho anche detto che papà è prigioniero. Ma Misha è tranquillo, perché dalle lettere sa che ritornerà presto. Queste lettere sono io che le invento. Ed esistono solo nella mia fantasia. Faccio un altro esempio, uno solo. Ogni mattina Misha mi chiede di che colore è il cielo. E io glielo descrivo chiaro, di un azzurro tenero, dolcissimo, anche quando è nero come il catrame. La cosa curiosa è che finisco col credere anch'io per un attimo a quel cielo bellissimo. Misha si fida di me. Gli ho dato troppe prove di amore. Anche se ogni tanto mi viene la voglia di piantarlo in asso, di mollare tutto e di scappare con Ivan, che amo più di ogni altro al mondo. Come amo Misha. Come amo papà. Ma in modo diverso, perché con Ivan posso sfogarmi. Lui mi capisce. In che cosa si può credere a 17 anni se non nella vita? Che cosa mi può dare la forza di vivere e di sperare se non l'amore per Ivan, per mio padre, per Misha? Per questo rifiuto di soffrire. Rifiuto perfino di avere paura. Confesso che molte volte ho creduto. Ho voluto credere che la guerra era finita, che Misha guarirà e che mi sposerò con Ivan. Sono io nell'errore, che credo nella vita. O gli altri, i pazzi che la negano e che non vogliono quel mondo migliore di cui io sempre parlo a Misha.